Roberto Prestigiacomo, eletto RSU e coordinatore provinciale CSA. La Polizia Municipale fa parte della seconda delle assemblee che questa mattina sono previste dei dipendenti comunali per questo stato d'agitazione che continua. La Polizia Municipale in particolare aveva lamentato delle carenze, soprattutto tecniche, che da oltre 2 anni vi fanno lavorare in condizioni precarie. Qualcosa è stato ottenuto in questi 2 anni o siete ancora fermi alla situazione che avevamo appunto 2 anni fa? No, purtroppo salvo pochissimi strumenti come tipo ad esempio Bluetooth nei caschi che veniva tra l'altro dalla vecchia amministrazione, ad oggi ancora non abbiamo visto nulla. E noi ovviamente il nostro impegno per quanto riguarda i servizi della cittadinanza, vogliamo essere, per essere, dare servizi validi ci vuole ovviamente mezzi, strumentazione, formazione, formazione specifica, e questa è una cosa molto importante. Per ciò che riguarda i festivi infrasettimanali, dove noi siamo in una causa del lavoro con appunto giacente nel giudice del lavoro, la causa è stata rinviata al 4 febbraio. E quindi non entro nel merito per il rispetto della decisione del giudice, per cui ci rimettiamo alla decisione del giudice stesso. L'estrema ratio di questa protesta sarà lo sciopero, però avete parlato anche di modi diversi per andare a dialogare o almeno a tentare di dialogare con la pubblica amministrazione, cercare di ottenere quelle cose che andate chiedendo ormai da tempo. Lo sciopero ovviamente è l'estrema ratio. Ovviamente quello sciopero è un'azione chiaramente che noi abbiamo già fatto in passato con dei successi che vanno dall'85 al 100% dell'adesione allo sciopero, quindi noi siamo persone che siamo abituati anche a usare questo strumento previsto dalla Costituzione, però ovviamente, ripeto, noi ancora questa decisione l'abbiamo presa, la prenderemo in RSU. Dopo che l'Assemblea avrà appunto, come la prima Assemblea ha fatto, le 2 Assemblee successive, questa qui e l'altra, andrà chiaramente a autorizzare l'RSU e appunto, a procedere nei termini. Non quello che possiamo dire, mi viene in mente alcune cose, detta così potremmo eventualmente proporre, come abbiamo sentito già, un Consiglio Comunale aperto, possibilmente da tenere la sera, in modo che dà la possibilità a tutti i dipendenti di essere presenti. Per poter dibattere appunto in Consiglio Comunale quello che sono, che è l'avvertenza degli ultimi anni, quello che anche l'ingegner Ghinelli aveva sottoscritto il 9 giugno, i 13 punti, per cui chiaramente noi volevamo andare, vogliamo andare nel Consiglio Comunale e poter cercare di esprimere quello che è il nostro disagio, sempre avendo come punto, come bussola essenziale, come stella polare i servizi della cittadinanza.